quando ci sei tu. Sento un oceano di pace che raggiunge le mie rive. C'è il sole nelle vene da quando ci sei. Che te, tu non cercavi che me, cosa ci potrà dividere? Io non volevo che te, tu mi aspettavi da sempre. Poi mi permetto di dire che qualsiasi lavoro noi facciamo e qualsiasi tipo di servizio prestiamo, chi lavora a casa, c'è un modo nel fare le cose che ci rende un po' tutti artisti, se lo facciamo in quella modalità, possibilmente in una modalità di bene comune. Vi faccio conoscere adesso e le diamo il benvenuto Erika Fossati, l'artista che ha disegnato con la sua arte. Come posso dire? Ecco, benvenuta Erika. Grazie, Safira. Disegnato non è la parola giusta, dipinto. Dipinto sì. Le icone di Carlo e Francesco. Allora, io direi che forse il primo impatto è, perché adesso non voglio cadere dal palco, ecco, le stiamo già guardando, perché noi da qui non le vediamo. Le stiamo già guardando. Allora Erika, noi che adesso ti abbiamo qui, queste sono una sua opera, l'icona di Francesco d'Assisi e Carlo Acutis, con il tuo sguardo. Raccontaci che cosa hai visto tu per dipingerli così, perché poi dobbiamo dire subito che questi due volti diventeranno l'icona di questa manifestazione. Dovunque andrà ad Assisi e dovunque altro, questa manifestazione avrà questi due volti. Sì, allora, sono due opere in acquerello. E il centro di tutta diciamo, la composizione che io ho voluto riprodurre sta nella luce. Infatti torniamo sempre nello stesso discorso che anche si diceva, ovvero sia San Francesco che il Beato Carlo Acutis guardano nel luogo da dove gli proviene la luce, e questo ha un significato simbolico. Infatti la luce che io ho voluto riprodurre non è una luce naturale, fisica, ma è la luce spirituale. Infatti Dio è luce, e appunto con queste due illustrazioni dipinti ho voluto attraverso il volto di San Francesco e del Beato Carlo Acutis far vedere spiritualmente ciò che loro hanno fatto sia nella loro vita terrena, ma che fanno anche adesso, cioè contemplano la luce di Dio. E diventano, immagino, a loro volta, cioè immagino, luce. Lo viviamo, lo contemplano la luce e anche loro diventano una luce. Certo. Anche perché diceva qualcuno che si diventa ciò che si contempla, e questo è anche il senso dell'adorazione, che è poi la meta finale di questa serata, dove anche la tua arte, così come quella dei musicisti, ci porta. Il tuo sguardo, quando, come è nato questo legame con Francesco e Carlo, Erika? Beh, Francesco veniva chiamato il giullare di Dio, l'artista. In lui c'era questo amore grande per la creazione di Dio,
E appunto questo aspetto anche di Dio artista, l'artista per eccellenza. Infatti, Francesco guardava i fiori, il sole, insomma tutta la creazione, e attraverso la creazione vedeva la bellezza di Dio e riconosceva in tutte le creature quella firma meravigliosa di questo artista per eccellenza. E Carlo, a sua volta, facendo anche delle mostre sui miracoli eucaristici, un po' ha fatto anche l'artista, portando in giro per l'Italia queste esposizioni per far conoscere proprio questi miracoli eucaristici, che poi appunto riportano sempre al centro, che è Gesù. Tu sai appunto questa cosa che ci dicevamo, che diventeranno le icone di questa manifestazione. Per te, mi verrebbe da dire sentimentalmente, ma è più giusto spiritualmente, cosa significa? Beh, io fin da quando mi è stato proposto questa cosa, finché poi non le ho concluse, ogni pennellata è stata un'emozione indescrivibile. Proprio perché sapevo che attraverso la loro bellezza si poteva percepire un po' di quella che è la bellezza del Signore. Quindi per me è un grandissimo onore, davvero una grande grazia, aver potuto umilmente, ecco, contribuire per far vedere quanto è bello Dio. Perché poi l'arte ha questo scopo, manifestare questa bellezza attraverso i santi, per appunto far volgere anche a noi lo sguardo verso il bellissimo per eccellenza. Grazie, grazie, grazie allora Erika Fossati, grazie di queste opere meravigliose che ci hai regalato questa sera e che quindi resteranno a farci compagnia in questa che immaginiamo potrebbe diventare anche, come dire, una sorta di richiamo itinerante, andare da Gesù con Francesco. Cercavo che te, tu non cercavi che me, cosa ci